Siamo tutti venuti in questo nuovo video. Se sentite un rumore è questo qua. Perché se non avete visto il video, ho fatto un video sulle acquisti di Tiger da 1,50€. Scendetemi, c'è anche questo. Fa un po' di rumore, però se sentite questo rumore sapete che è quello. Lo metto vicino più o meno a me, così. Sono semi vestita, diciamo, perché ho poi un appuntamento che devo andare, che è una visita che avevo già scritto in un post, poi comunque vi aggiornerò, farò un video apposta. Anche per ringraziare la ragazza che mi ha appunto donato dei soldi sul mio conto PayPal, che è sempre sotto in descrizione, e quindi volevo ringraziarla, poi vi farò sapere com'è andato tutto. Perché oggi c'ho la seconda visita, ieri ho avuto l'ecografia, oggi ho la visita, poi farò sapere, non è niente di che. Vi preludo già questo, niente, oggi mi diranno il responso finale. Comunque, partiamo con il video. Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo, scusatemi la luce immensa che c'è dietro, ma non posso accendere quella davanti perché sennò mi abbronzo e brucio viva perché fa troppo caldo. Infatti ho diversi ventilatori puntati, se non riuscivo a fare questo video. Mi avete chiesto cosa mi ha regalato mio ragazzo per il mio anniversario, perché, allora, per l'anniversario non ci siamo fatti molto. Perché purtroppo eravamo poveri, ma siamo tuttora poveri. Facciamo che abbiamo avuto l'opportunità di farci un piccolo regalino, oltre alla cena che faremo stasera al sushi. Quindi mi avete votato di sì, e vi farò vedere. Allora, prima di tutto noi siamo molto creativi, soprattutto il mio ragazzo. Non mi ha mai regalato un bigliettino confezionato, me li fa sempre lui. Allora, questo qua è il bigliettino che mi ha fatto, che non so se lo vedete, dovrebbe essere Harley Quinn e il Joker. Ho scritto "ti amo, amore mio", poi ovviamente vi evito la poesia dentro che sono fatti nostri, vabbè. Comunque, questo qua vi sarebbe il bigliettino. Sa disegnare molto bene, solo che non siete molto in fotocamera perché si vede la scritta dietro. E poi questa qua è la scatolina, che è a forma di cuore, e dentro c'è, cioè sopra c'è, l'immagine di Jack Sally sul crinale con le nostre foto ritagliate. Si vedono che c'è la scatola. Mi piace tantissimo questa cosa di tagliare le foto piccolissime. Non ci riesco mai. Comunque, questo qua è il coperchio, ve lo faccio vedere. Non riesco a staccarlo. Cioè, l'immagine di Jack e Sally è un po' più in carne. Ho scritto appunto "I love you", poi anche io non ci vedo molto bene. Con la nostra foto, il Torino Comics, che la riconosco anche se non ci vedo. E poi, senza poi vedere ancora il regalo, questa qua è la foto. Vi faccio vedere prima la scatolina, poi vi farò vedere il regalo. Ah, dentro c'è poi anche questo disegnino qua, che è Wally. Bellissimo, questo qua poi me l'appenderò tra l'altro. E poi c'è appunto questa qua, è la scatolina che è fatta così, che la userò magari anche nell'ASMR perché è fantastica. Mi piace moltissimo la scatolina. Questo qua poi adesso lo appendo nella mia lavagnetta magica, lo terrò qua sperando che non svolazzi moltissimi ventilatori. E questo io lo volevo da tantissimo tempo, ma mi andava bene anche classico, però mia ragazza me l'ha regalato, molto particolare. Faccio già vedere che c'è una cordicella. Allora, lo userò anche per l'ASMR. È una cordicella ed è questo qua. Ve lo farò vedere nel miglior modo che io possa riuscire. Allora, praticamente, come potete vedere, è l'orologio da taschina di Nightmare Before Christmas, che qua, come potete vedere, c'è Jack e Sally appunto sul crinale. E poi dentro, questo qua si apre. Io non lo sarei mai immaginato che si aprisse. Ma si apre, praticamente basta schiacciare, tenerlo con molta cautela, schiacciare il pulsante e questo si apre. Qua c'è il crinale sempre con Jack e Sally, dentro si vede l'orologio con Jack Skeleton. Ho scritto "Nightmare Before Christmas" e funzionano tutti gli effetti, si vede che le lancette si muovono. Non so se lo vedete, ma appunto le lancette si muovono e poi si chiude così. E poi dietro è tutta una decorazione fatta così, molto bella. E niente, questo qua è il regalo che mi ha fatto, è bellissimo. E poi lo userò per fare gli ASMR perché ho pensato di farci un video ipnotico con questo. Perché l'orologio lo volevo appunto per questo motivo qua. Faccio un video ipnotico. Lo voglio farò muovere l'orologio così e cercherò di farvi addormentare. Ovviamente ora non mi prendete sul serio perché non è un ASMR. Però diciamo che ha unito l'utile al dilettevole, perché io adoro Nightmare Before Christmas, è uno dei miei cartoni animati preferiti di Disney. Ed è bellissimo, faccio un casino, poi è fatto proprio bene, è fatto, mi piace un casino, speriamo di non spaccarlo mentre farò ASMR. Infatti sotto metterò un cuscinetto perché sicuramente, sono sicura che prima o poi mi cadrà, e quindi, visto che comunque è abbastanza tantuccio,
Volevo metterlo anche magari fuori, perché comunque rimane molto carino, se vi faccio vedere. Allora, rimane molto lungo, così. Ora, toglierò questa cosa, la metterò dentro, così. E poi rimane lungo. Ovviamente io l'ho messo al contrario, verrebbe così. Lungo, così. Non sarebbe male. Ho paura sempre di spaccarlo, però. Ovviamente io le tasche non le ho perché ho i vestiti, quindi non ce l'ho. Adesso devo cercare poi. Adesso lo metto dentro questa scatolina, ma vorrei imbottirla se riesco. Perché dovrebbe esserne una. Però non sono imbottite. Sono piene di scatole. Devo metterci qualcosa sotto per imbottirla un po'. Ma anche con qualcosa di spugnoso. Per ora lo lascerò così. Perché purtroppo non c'è niente di spugnoso. Tipo anche solo del cotone metterci sopra, tipo un foulard, ecco. Mi invento l'idea. No, questo non ci sarà mai, questo come l'aveva fatto mio zio. Se riesco a farci stare questo qua dentro, è perfetto. Sa anche di lavanda. Ci metto dentro, allora qua metto la catenina e qua ci metto Jack. Questo è anche di lavanda, se viene schiacciato, è pure di lavanda. Ecco, l'ho reso anche profumato. Grazie zio. Ma se riuscirò in questo video vi allegherò quello che la cena di stasera, così avrò un video completo, cosa abbiamo fatto per il nostro anniversario, mesiversario. Allora, molte persone dicono, ma festeggiate anche l'anniversario ogni mese. Nì, nel senso che se possiamo quella volta lo festeggiamo, nel senso che per noi è importante, visto che abbiamo passato un momento anche brutto durante la quarantena, per noi è importante festeggiare, diciamo, anche i mesiversari, per così dire, perché non abbiamo potuto comunque festeggiare l'anniversario, diciamo, per i 2 anni come volevamo, luce. Quindi sì, quando possiamo festeggiamo anche senza senso, festeggiamo. Però visto che 17 è il nostro numero, virgolette, fortunato, oggi festeggeremo 19, perché purtroppo sono stata male 17, però diciamo che festeggiamo ogni mese perché comunque per noi è importante. Magari fra 4 anni non festeggeremo ogni singolo mese, non lo so. E non so se ci arriveremo fino a 4 mesi, sì, spero di sì, amore, dai. Facciamo l'idea. Però io sono sempre stata così, perché alla fine preferisco comunque. Ho notato adesso che il mio portachiavi ha il prezzo attaccato di 3,99 euro, mi fa piacere. Da un bel po' di tempo ho toccato. Beh, niente. Comunque, vi allegherò sotto se riesco il video, se non lo farò a parte. Vediamo un po' come verrà fuori, se sarà più lungo magari lo farò a parte. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Il mercato dovrà in teoria fare il video uguale al mio, cosa ha ricevuto per il nostro mesi anniversario. E ve lo farò vedere, comunque si chiama mesiversario. Se non lo chiamo mesi barra anniversario per ricordarcelo sul calendario. Perché ogni anno diventa anniversario. Vi saluto e vi auguro una buona estate.